Nella scorsa consigliatura ci siamo trovati i fondi del giubileo che ancora non erano stati spesi. Per cui c'è un ritardo ormai provato, perché le amministrazioni, i trasferimenti statali che comunque arrivano all'amministrazione, la programmazione per mettere insieme gli appalti, vivono un problema. Serve una riforma adeguata che permetta a Roma di essere svincolata dai lacci, lacciuoli, tutta quella burocrazia che in questo momento gli lega le mani. Roma è una grande capitale, ha bisogno di un suo status, e io credo che finché non si arriverà a fare una riforma vera che permetta a Roma di poter programmare, poter spendere i soldi liberamente anche senza commissari, a questo punto senza dover passare per i vari enti, regioni, i mille enti che poi mettono i vari veti e i vincoli che ci sono, facendo le cose fatte bene, io credo che noi non arriveremmo a avere una capitale normale, una capitale all'altezza, all'altezza delle altre capitali europee. È nelle mani in questo momento del governo, e oggi la risposta le attendiamo anche da loro.